Salve a tutte e a tutti e benvenute ad un nuovo caso studio di Feng Shui. Nell'analisi di oggi ho creato una planimetria che può essere molto comune soprattutto negli appartamenti moderni, quelli nelle grandi città, in cui si dà maggior rilievo alla posizione della terrazza, quindi ad un ambiente esterno, e gli spazi interni sono organizzati per una coppia o per un singolo, quindi con un unico bagno, un open space abbastanza grande dove ritroveremo sia tutta la zona giorno e poi una camera padronale, in questo caso abbastanza grande perché è di 23 metri quadri. In questo caso non facciamo le considerazioni rispetto alle mancanze, quindi rispetto a che tipo di intervento potremmo fare in planimetria, ma ci concentriamo proprio sul posizionamento del letto e sulle considerazioni da fare quando ci trovassimo in una situazione come questa. Cominciamo subito. In questo tipo di planimetria, la prima cosa che notiamo è questo allineamento che va dalla porta d'ingresso alla porta della camera da letto. Infatti, la regola generale è che dovrebbero esserci almeno due, consigliabilmente tre svolte, quindi dovremmo cambiare almeno due volte di direzione prima di accedere alla camera da letto. In questo caso, se persino il letto fosse stato posizionato in corrispondenza della porta, dall'ingresso di casa avremmo visto direttamente il letto, che è una delle situazioni meno indicate secondo il Feng Shui. Perché ragione? Perché dobbiamo ricordare che la camera da letto e il nostro letto di fatto è quello che anticamente è stato il primo nucleo dell'abitazione. Noi una volta le prime abitazioni, pensiamo alle abitazioni soprattutto quelle temporanee, come per le popolazioni nomadi, le utilizzavamo esclusivamente per il riposo notturno, tutto il resto della giornata si veniva dedicata al lavoro all'aperto. Oggigiorno in cui comunque passiamo più tempo all'interno dell'abitazione, anche se effettivamente non tutti, non dobbiamo però dimenticare l'importanza fondamentale della nostra camera da letto, che deve essere l'ambiente più yin, riposante e rilassato della casa. Se dalla nostra porta vediamo direttamente il nostro letto, uno va a saltare questa fondamentale differenza tra l'esterno e l'interno, tra la fase yang della nostra giornata e la fase yin della nostra giornata, ma soprattutto ci farà sentire esposti a potenziali pericoli che potrebbero arrivare, soprattutto se viviamo in una grande città o in un luogo soggetto ad esempio a defrazioni, quindi in cui la criminalità tende a colpire molto le abitazioni, è ancora più importante. Noi nella nostra camera da letto dobbiamo sentirci sempre in un luogo completamente sicuro. Il primo tipo di intervento che si può fare per migliorare, insomma, quello che è la situazione all'interno della camera da letto è quello di posizionare un mobilio di protezione, quindi che contestualizzi e modifichi anche il percorso, quindi non cammineremo più dritti così, ma dovremo girare intorno al mobile e che quindi andrà ad un certo senso a contestualizzare il nostro ingresso, che andrà a creare un ostacolo, quindi un punto di protezione a quello che è il movimento che stiamo facendo per accedere alla casa. In questo modo vediamo che saremo comunque obbligati a non andare diretti verso la camera e quindi già potrebbe essere considerata come una prima svolta. Un'altra cosa, se fosse possibile intervenire, sarebbe quello di spostare la porta della camera da letto. Questo sarebbe l'intervento più consigliato per rendere più riposante la camera. Quindi in questo caso uno dovrebbe arrivare fino in fondo e poi rigirare per entrare all'interno della stanza. Utilizziamo quindi questa in caso, dopo è possibile inserire anche altre librerie o altri elementi, ad esempio qua potremmo mettere la cucina, che quindi interrompe ancora di più il flusso del movimento. Vedete, ad esempio, se io vado a prendere un elemento di cucina che si va a posizionare anche ad esempio, metto qui la nostra cucina, storta. Se io vado a mettere qui la nostra cucina e in centro stanza, ad esempio, si va a posizionare
un tavolo da pranzo, quindi un luogo in cui potersi fermare che crea un'interruzione ancora maggiore del movimento verso la stanza, avremo una camera molto protetta. Per esempio, lo posizionerei così in modo tale proprio da non bloccare proprio tutto il camminamento. Quindi in questo caso uno per riuscire ad accedere alla stanza qua si troverebbe con tutto il blocco principale e vedete anche se posizionandovi all'ingresso noi non vediamo, vi è un ostacolo che dà verso la porta della camera da letto e questo è molto importante proprio per avere un senso di maggiore di protezione de oh, scusate, dei nostri ambienti. Quindi avremo qua la camera. Se pensate invece di avere di nuovo la porta della camera nel punto precedente e la cucina, ad esempio, spostata verso l'angolo, come potrebbe ad una prima vista sembrare più corretto per un discorso di disposizioni dello spazio, potremmo subito notare quanto la porta è esposta. Io appena entro vedo subito la porta della camera da letto, mentre nella situazione precedente la situazione era molto più protetta, molto più tutelata. Andiamo quindi nella nostra camera da letto. Se andiamo a definire come organizzare lo spazio all'interno della camera da letto, dobbiamo trovare una collocazione per un letto. Questo è un letto king, quindi parliamo di un letto che è ampio 2,20 m. Per una stanza così grande di 23 metri quadri potrebbe andare bene, però dobbiamo valutare bene il posizionamento. Facciamo la prima considerazione: a che piano siamo? Se siamo dal primo piano in su, quindi non siamo un piano terra, un letto può essere anche posizionato senza grossi problemi. In questo modo, quindi in linea, o soprattutto una delle due persone, cerchiamo di metterle in linea con l'angolo proprio per non avere il senso di schiacciamento, una delle due persone sarà più esposta verso la finestra. Cosa si può fare in questo tipo di conformazione e non siamo ad un piano a terra? Ad esempio, possiamo inserire delle tende, comunque degli elementi di copertura. Vediamo se queste sono abbastanza grandi, posso ingrandirle un po'. Proteggano durante il sonno notturno. Infatti è fondamentale per la nostra stanza che, vedete, andiamo dentro, non ho scelto proprio la tenda più idonea a questo tipo di planimetria, comunque sarà fondamentale inserire un elemento di copertura rispetto alla finestra che dia comunque un senso di copertura rispetto a un possibile esterno. Torniamo in planimetria. Se invece fossimo ad un piano terra, la tenda è sempre fondamentale, però dovremmo scegliere un letto più piccolo perché sarà necessario, sarà consigliato inserirlo qua. Cosa notiamo? Che avremo molto poco spazio con un letto così ampio, per cui ad esempio potremmo scegliere un letto invece di un king, potremmo scegliere un queen, quindi massimo 1,90 m di larghezza, riporto l'altezza giusta. E quindi già vedremo che avremo uno spazio adeguato per girare intorno al letto. Calcolate sempre per il discorso delle misure antropometriche, quindi della necessità di potersi muovere agevolmente all'interno dei nostri spazi, attorno al letto lo spazio consigliato deve essere almeno di 70 cm, perché sennò ci sentiremo proprio di dover star sempre stretti, di dover girare in modo sempre molto stretto rispetto al nostro letto. Se volessimo rinforzare un po' questa parete, perché come vi ricordo, quando noi valutiamo il letto, lo valutiamo come se fosse anche una casa, quindi avremo un lato yin della stanza e un lato yang della stanza che viene determinato proprio dalla posizione della testiera del letto. Quindi cosa faremo in questo caso? Magari potremmo far slittare leggermente il letto verso, in questo caso, verso la destra,
E magari inserire qua un elemento abbastanza importante, come può essere una cassettiera, un armadio che però non sia troppo ampio, ricordiamoci sempre di dover mantenere almeno 70 centimetri, e che quindi vada a compensare, vada a riempire un po' più la parete. Un'altra alternativa è quella di colorare con un colore molto forte utilizzando delle decorazioni molto regolari, come potrebbero essere ad esempio dei quadri posizionati sempre allo stesso modo. E ad esempio, cosa possiamo fare? Possiamo scegliere di rinforzare la parete in modo tale da dare una sensazione di riempimento. Pensiamo, ad esempio, facciamo un colore pieno, cerchiamo di prendere, calcolando ad esempio che sia una parete rivolta verso est, che potrebbe andare bene, potremmo inserire questo tipo di tonalità e già in questo modo quindi il nostro spazio sarebbe un po' più pieno verso questo affaccio. Ricordiamo che però questa sarà poi la parete da rinforzare maggiormente. In questo modo avremo creato una stanza con una buona protezione, nonostante la planimetria non sia particolarmente adeguata. Ad esempio, andiamo qua, vogliamo scurire un po' di più, potremmo prendere, che ne so, un tono più scuro di verde, oppure anche inserire un'altra tonalità sul marrone che vada a rinforzare proprio quelli che sono la nostra parete della stanza, cioè la parete della camera, della testiera del letto. Quindi torniamo nuovamente dentro e vedete insomma che adesso quindi avremo una stanza con una parete più rinforzata e qua una maggiore apertura. In questo modo il letto è posizionato correttamente rispetto alla planimetria, quindi questo serve a dimostrare come a una planimetria per niente adeguata potrebbe essere corretta. Se io invece non avessi la possibilità di girare questa porta e quindi tornassimo nella situazione precedente, con magari la cucina verso in fondo, il tavolo verso in fondo, magari qua contestualizzeremo una zona salotto. Con questo tipo di disposizione, ovviamente il letto potrà andare solo ed esclusivamente da questa parte. Preferibilmente cercare almeno di girare la porta proprio per interrompere il movimento diretto. Se no, un altro modo potrebbe essere quello di utilizzare magari un elemento contenitore come una cassettiera o altro, visto che la stanza è molto grande, posizionata frontalmente qui. Quindi, se torniamo dentro la stanza, si potrebbe mettere andiamo in cerca di una cassettiera adeguata. Che non sia ovviamente troppo alta, cioè la visibilità della porta deve esserci sempre, perché deve essere la persona che vede chi entra nella sua stanza e non viceversa, non qualcuno che entra nella stanza a vedere prima la persona. Per cui ad esempio potremmo scegliere prendo una qualsiasi, non sto a valutare la decorazione, potremmo prendere proprio una cassettiera da inserire a questa altezza, che riportiamo, sì, è già della misura giusta, e se noi in questo caso entriamo, può essere anche messa proprio, volendo, può essere messa anche proprio accostata ai piedi del letto per non creare un'interruzione, oppure qua si potrebbero inserire altri elementi contenitori, tipo piccole ceste o altro. Quindi se io vado a posizionarla qua, cosa succede? Nel momento in cui io entro nella stanza, avrò nuovamente una sensazione di protezione, perché vedrò prima la cassettiera in un certo senso, vediamo se collabora, eccolo qua, prima di vedere il letto.
Queste sono tutte dei trucchi che si possono utilizzare proprio per rendere il letto più sicuro. Ovviamente questo elemento è un ingombro. Un'alternativa è quella di inserire in questa zona d'ingresso, ovviamente dopo questa parete deve diventare questa. E questa. Oh. E se vogliamo inserire una piccola libreria o comunque un mobile che crei nuovamente, come in questo caso, una piccola interruzione, un obbligo di spostarsi, potremmo posizionarlo in questo modo, che quindi comunque uno all'ingresso non può accedere direttamente alla camera, non può accedere direttamente, scusa, che è la camera, non può accedere direttamente alla posizione del letto. In questo modo nuovamente avremo un'interruzione nel flusso diretto, vedete? In questo caso non andiamo più direttamente così all'interno della stanza per vedere il letto, ma dovremo girare e nuovamente girare. Queste sono tutte dei trucchi che si possono fare quando la planimetria, la struttura dell'abitazione non è particolarmente favorevole. Quindi valutiamo sempre di dare la giusta protezione al nostro letto e non dimentichiamoci che qualsiasi tipo di intervento vogliamo fare in casa, è sempre importante per prima cosa valutare proprio la qualità della camera da letto, perché una volta che la camera da letto è adeguata, tutto il resto si può adattare un po' alla volta. Ma se di notte non riusciamo a riposarci in modo corretto, allo stesso modo non potremo durante il giorno essere pienamente funzionali e nel pieno delle nostre forze. Quindi spero che questo caso studio vi abbia incuriosito e ci vediamo fra 2 settimane per il prossimo caso studio nuovamente dedicato alla camera da letto. Ciao!